L'agriturismo Corte Nigella di Felonica ha festeggiato il 10° anno di attività. I titolari Germana Mazzi e Stefano Paganini hanno dato corso ad un nuovo servizio denominato Risto Bike. Corte Nigella si trova a ridosso dell'argine del Po e il servizio di ristoro è rivolto ai viandanti dell'argine, come ci ha illustrato la signora Germana. Oggi è il compleanno di Corte Nigella, 10 anni dall'apertura, e lo vogliamo festeggiare in un modo particolare, aprendo un nuovo servizio dedicato a cicloturisti e viandanti dell'argine in generale. Si chiamerà Risto Bike e verranno serviti piatti fatti con prodotti della nostra azienda e di aziende con cui già collaboriamo, prodotti a filiera corta, prodotti bio e naturali. Alla inaugurazione sono intervenuti l'assessore regionale all'agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, il sindaco di Felonica Annalisa Bazzi e di Sermide Paolo Calzolari e Daniele Cuizzi, coordinatore del sistema parchi dell'Oltrepò Mantovano. L'assessore Fava ha elogiato i titolari di Corte Nigella per il coraggio di fare impresa. Ai sindaci ha raccomandato di far fronte comune con progetti capaci di attingere alla ingente somma messa a disposizione dalla Regione per le aree marginali. L'azienda agricola a pieno titolo, quindi poi ovviamente l'azienda agricola che ha fatto della scoperta del modello multifunzionale una scelta che io giudico azzeccata, ma che non la mette a riparo delle insidie del mercato. Noi viviamo veramente ai margini dell'impero, quindi è evidente che anche fare impresa a queste latitudini è abbastanza difficile, e quindi devo dire onore al merito, al coraggio e alla forza di spirito e d'animo che tiene in piedi questa azienda, lei, la sua famiglia, quelli che ci hanno lavorato. Non è facile portare un cinese, un cileno o un ecuadoregno a Felonica, perché uno deve sapere perché viene a Felonica. L'ho fatto perché credo che Brescia avesse una sua dinamica, noi abbiamo fatto una scelta ben precisa cercando di privilegiare i territori marginali. L'insesto è importante, qui si parlerà di Tirot, si parlerà un po' di melone, ci saranno un po' di iniziative che vi coinvolgeranno in questi 6 mesi che dovete sfruttare al meglio voi, però, lo dico. Risto Bike è realizzato di concerto con il sistema parchi Oltrepò Mantovano, che ha fornito a Corte Nigella un congruo numero di biciclette a disposizione per gli spostamenti di turisti amanti del paesaggio fluviale e che nell'agriturismo potranno ristorarsi con prodotti naturali, appunto a filiera corta. Con l'occasione è stata inaugurata la mostra di acquerelli dell'artista Diana Isa Vallini. Questi fiori esposti, questi acquerelli, li ho realizzati appositamente per Corte Nigella, ispirata un po' dai suoi giardini e dalla natura che qui è piuttosto florida. I festeggiamenti per il 10° compleanno di Corte Nigella sono proseguiti nel segno della solidarietà. Nel pomeriggio il circolo ippico ha organizzato una gara di salto ad ostacoli. Durante la giornata, per dare un senso ancora più importante al festeggiamento, ci sarà una gara di salto ostacoli del nostro circolo ippico, il cui incasso andrà devoluto completamente alla LIL, l'Associazione per la ricerca sulle leucemie. Vogliamo introdurre e arricchire i nostri menù, che già tutto sommato lo sono, di piatti nuovi e piatti vegetariani, vista la tendenza e l'interesse particolare e tutto sommato la nostra produzione. Quindi ci saranno nuove idee, nuove proposte, via via che la stagione andrà avanti.